Il sindaco di Nocera Superiore Gaetano Montalbano interviene sulla vicenda parcheggi che sta facendo discutere non poco in città negli ultimi giorni. L'arrivo di un'interdittiva antimafia a carico della ditta consorziata Conurbani ha portato infatti alla momentanea sospensione degli addetti al parcheggio e con i parchimetri ormai fuori uso. Urbania si occupa, ricordiamo, da 2 anni a Nocera Superiore della gestione servizi parcheggi. Sulla questione dovrà ora pronunciarsi il TAR, ma nell'intanto la sosta a pagamento è stata sospesa. Ecco il pensiero del primo cittadino. Innanzitutto chiariamo che il Comune non c'entra niente con questa vicenda, in quanto essendo un appalto dato in gestione esterna sono arrivati delle informative per cui abbiamo subito fatto gli atti conseguenziali che spettano al Comune, che non ha bisogno di suggerimenti da nessuno, li abbiamo adottati immediatamente. Poi credo che la giustizia farà il suo corso e probabilmente, almeno da quello che ho potuto leggere, mi sembra che ci siano dei sospetti di tentativi di alcune manovre, ma non abbiamo la certezza. Nel frattempo noi comunque abbiamo adottato i provvedimenti. Il Comune avete attuato una sospensiva? Sospensiva del servizio e revoca dell'appalto con immediatezza, in attesa poi che la giustizia faccia il suo corso. E la gestione nel mentre? Adesso si è tutti in mezzo alla strada, no? Parcheggi liberi, c'è tanto caos adesso, qualcuno mi ha chiamato che si lamenta perché è troppo caos. Ma si lamentavano prima che si pagava molto, adesso si pagava poco, 20 centesimi. Ma all'inizio c'era stato qualche problema, adesso ci si lamenta perché non c'è nessuno che controlla? Come si dice, però la legge va rispettata, noi siamo ossequiosi della legge, facciamo il nostro compito, il comandante ha adottato i provvedimenti di competenza, adesso siamo in attesa di tutto. Ma lei l'informativa, chi gliel'ha portata? I carabinieri, la polizia, la prefettura? È stata inviata in busta chiusa e riservata dalla prefettura, io l'ho trovata in modo diverso. Ma non fa niente, gli atti sono comunque degli atti di tipo atipico, non so se ho un'idea, verso i quali vanno adottati i provvedimenti di competenza. Da quello che mi sembra, per la mia modestia, credo che l'aggiudicatore, l'appaltatore, non so, l'aggiudicatore di Carmi, pare che c'entri ben poco rispetto a questa questione. Non è un camorrista.